Il Presidente Renzi ha annunciato di nuovo la rivoluzione copernicana della pubblica amministrazione. Io sono qui oggi a darvi dettagli e anche poi a rispondere alle vostre domande se ne avrete. Io credo che ci sia un punto importante che già ieri il Presidente Renzi ha anticipato, che è quello dell'impostazione che noi diamo a tutta la riforma della pubblica amministrazione. Noi vogliamo ribaltare completamente il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. Non deve essere il cittadino che piega la sua vita ai tempi, ai modi, ai luoghi della pubblica amministrazione, ma deve essere la pubblica amministrazione che arriva nella vita del cittadino. Cioè, pensiamo che sia sconcertante oggi che si debbano ancora perdere intere giornate a fare file, file per avere certificati, file per accedere a servizi, file per avere autorizzazioni, quando abbiamo un'innovazione dei processi tecnologici che oggi ci consentono di non farlo. 20 anni fa non era così, 20 anni fa non si sarebbe potuto dire quello che oggi noi diciamo, ma oggi noi abbiamo un'innovazione che ci segue anziché più avanti, abbiamo delle possibilità anche in termini di risorse, perché la programmazione europea dà una quantità di risorse importanti per il digitale e perché a Venezia qualche giorno fa il Presidente Renzi ha detto, per esempio, che gli investimenti in digitale sono investimenti importanti per lo sviluppo, che portano modernizzazione, che portano crescita e che quindi sarebbe anche intelligente discuterne nell'ambito della flessibilità da usare bene, così come appunto a livello europeo ne stiamo discutendo da dopo le importanti elezioni europee che ci sono state. Quindi un'innovazione che ci segue, delle risorse che ci possono essere e l'idea che il tempo del cittadino non è un'opzione ma è un diritto del cittadino. Questo che cosa significa in concreto? Non significa che stampiamo un documento, gli mettiamo una firma, lo scannerizziamo e lo mandiamo via email. Questa per noi oggi è una finta digitalizzazione, una finta innovazione. Significa non usare in modo intelligente l'innovazione che oggi noi abbiamo a disposizione. Questo invece significa ripensare tutti i procedimenti amministrativi in modo digitale. Questo noi abbiamo approvato ieri nel primo articolo del disegno di legge delega, che alla fine dei 1000 giorni ci deve portare, proprio ripensando tutti i procedimenti amministrativi in chiave digitale, ad avere la possibilità, prima di tutto, di accedere a tutte le informazioni che ci riguardano da un computer, da un PC. Con il nostro PIN noi possiamo, dovunque ci troviamo, accedere alle nostre informazioni e poi di poter ricevere tutto ciò che si può ricevere senza dover andare fisicamente in un ufficio al proprio domicilio telematico o al proprio domicilio fisico, nel proprio domicilio di residenza. Questo è il primo punto fondamentale, il punto sul quale noi vogliamo investire di più, anche come volontà politica. Io credo che per questo sia molto importante la squadra che ieri il Presidente Renzi ha annunciato, perché non ci sfugge che per fare tutto questo una grande parte sarà affidata alla volontà politica quotidiana dell'attuazione. Quindi io ringrazio e sono contenta di lavorare con Alessandra Poggiani, che è stata nominata ieri direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale, così come con Stefano Quintarelli e con il consulente del Presidente all'Innovazione Paolo Barberis e il mio consulente all'Innovazione che è il deputato Paolo Coppola. È una squadra forte, è una squadra che crede molto nelle potenzialità del digitale, è una squadra che ogni giorno combatterà e lotterà per avere alla fine dei 1000 giorni questo rovesciamento del rapporto pubblica amministrazione-cittadino con la pubblica amministrazione che andrà
al cittadino, che arriverà al cittadino nella sua casa e che quindi diventerà veramente un servizio che gli fa guadagnare tempo e non perdere tempo. Poi ovviamente rimangono delle rare volte nelle quali però non arriva il servizio a casa. Adesso questo lo dico sorridendo, ma ci fa arrivare a un altro punto importante della riforma, cioè quelle rare ma necessarie circostanze nelle quali sarà il cittadino a dover andare verso l'amministrazione. Noi pensiamo che non sia più possibile che ci siano tante pubbliche amministrazioni, cioè tante pubbliche amministrazioni tra l'altro in luoghi diversi, spesso che danno informazioni contraddittorie, e è proprio partendo da questo assunto che il secondo importante pezzo, quello sulla riorganizzazione dello Stato che abbiamo approvato ieri nel disegno di legge delega, parte proprio dal ritrovare una unitarietà e non frammentazione nel governo. Insistiamo molto sia sul rafforzamento del ruolo della Presidenza del Consiglio nel coordinamento delle politiche pubbliche, cioè un governo è un governo e non è un insieme di ministeri, ma poi anche sul raccordo tra il governo e il cittadino. E quindi pensiamo che sia importante che ci sia un unico luogo sul territorio al quale il cittadino sa di poter andare per qualunque esigenza che riguardi il suo rapporto col governo, quindi avere un'unica interfaccia, un ufficio territoriale del governo che racchiuda tutta la periferia dello Stato, dalle sovrintendenze alle sedi distaccate provinciali della ragioneria, all'Agenzia delle Entrate, e che sia il luogo anche simbolicamente dove il cittadino sa che deve andare per parlare col suo governo e dove c'è un dirigente, il prefetto, che è responsabile non solo del coordinamento ma che è anche responsabile dell'azione e di come l'azione del governo arriva al cittadino. Qui sta la logica dell'ufficio territoriale del governo, con una diminuzione delle prefetture, perché oggi le prefetture seguono le province. Noi con la legge 56, con la legge del Rio, stiamo superando la dimensione provinciale, quindi pensiamo che sia necessario diminuire le prefetture per essere in armonia con l'attuazione della legge del Rio, ma pensiamo che sia altrettanto necessario che le prefetture cambino volto e diventino in modo rafforzato non solo un luogo responsabile dell'ordine pubblico, con il prefetto responsabile dell'ordine pubblico, ma che diventino il luogo che rappresenta il governo sul territorio. Per fare tutto questo ci siamo soffermati anche su chi deve stare alla guida della pubblica amministrazione. Questo, e arrivo al tema della dirigenza, non è un tema che ci serve per andare ai convegni a raccontare quali sono i migliori meccanismi di organizzazione in modo astratto e teorico. Questo è un tema importante e concreto proprio per le cose che ho detto prima, perché chi sta alla guida, chi dirige, chi sta alla testa fa la differenza sul riuscire a portare avanti come motori funzionanti il buon rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. E io credo che anche sul tema della dirigenza sia importante uscire dalla frammentazione, uscire dall'idea che ci sono tante pubbliche amministrazioni. Io credo che sia importante che il dirigente si senta dirigente della Repubblica Italiana, si senta un servitore dello Stato inteso nel suo perimetro più grande, più vasto, e che si esca da quell'idea che io purtroppo ancora riscontro molto, quell'idea che si è anche incancrenita negli anni, per cui il dipendente e il dirigente sono proprietà dell'amministrazione, dove magari hanno fatto un concorso e sentono l'appartenenza a quell'amministrazione.
non è così. E qua sta la ragione dell'utilità del ruolo unico per la dirigenza. Un ruolo unico nel quale quindi non si è dirigenti del Ministero dell'Economia o dirigenti del Ministero dei Trasporti, ma si è dirigenti dello Stato, anzi dirigenti della Repubblica, perché i diversi ruoli unici anche degli enti locali avranno una perfetta osmosi, quindi si potrà andare da un ente locale a un'amministrazione centrale, da un'amministrazione centrale a un ente locale, e questo dinamismo, questa non ingessatura deve seguire anche una maggiore mobilità, perché le carriere non saranno più automatiche, cioè non si supererà il meccanismo delle fasce, cioè non si avranno più delle carriere legate a degli automatismi e quindi fortemente slegate a meccanismi di valutazione di merito. Faccio un esempio: oggi da funzionario si diventa dirigente per esempio di seconda fascia, e si può diventare dirigente di prima fascia soltanto se si libera un posto da prima fascia, quindi non c'è l'incentivo a fare bene immediatamente il proprio lavoro, perché se vieni valutato bene magari hai uno scatto di carriera che arriva prima, e soprattutto se fai male il tuo lavoro da dirigente di prima fascia non torni indietro. Ecco, noi immaginiamo che invece gli incarichi da questo ruolo unico vengano dati in modo assolutamente mobile, si può salire e si può scendere, e anzi a seconda di come vieni valutato negli incarichi precedenti hai più possibilità di avere successivamente degli incarichi di maggiore responsabilità e quindi anche maggiormente retribuiti, perché la retribuzione segue anche la posizione, quindi la responsabilità che si ha. Chiudo e poi vi chiedo se avete domande di farmele col punto forse più importante, perché è quello di maggiore difficoltà e quello sul quale ci si sofferma di più, giustamente anche nei diversi editoriali, del quale si discute di più e che probabilmente è anche il più difficile da aggredire. È il punto sul caos normativo che noi oggi ci troviamo come eredità, non per colpa di un governo, ma per colpa di tanti governi e probabilmente anche di una qualità della legislazione che nel tempo è peggiorata. Abbiamo la piena consapevolezza che le troppe leggi che ci sono oggi, spesso anche in contraddizione, spesso con parti inattuate, spesso addirittura con gli stessi firmatari delle leggi che non sanno più quali parti sono attuate e quali no. È un tema, diciamo, di complicazione ulteriore a una pubblica amministrazione già complicata, che crea una grande confusione, una grande incertezza per i cittadini. Sappiamo che per risolvere questo caos normativo che ereditiamo, certamente dobbiamo migliorare la qualità della legislazione, cioè come facciamo le leggi oggi, e poi dobbiamo iniziare un percorso di testi unici e di semplificazione che in parte iniziamo anche a prevedere in questo disegno di legge. Però sappiamo anche che questo tempo non è il tempo dei cittadini oggi, che il cittadino ha bisogno di risposte immediate, che vanno a dare certezza a un'incertezza che vive quotidianamente e che sta creando grossi disagi alla vita quotidiana delle persone. Quindi nel disegno di legge che abbiamo approvato ieri ci stanno una serie di norme che iniziano a intervenire, perché il tempo della migliore legislazione è un tempo troppo lungo, e iniziano a intervenire con un obiettivo di fondo: un'amministrazione non può più bloccare un'altra amministrazione, perché quando un'amministrazione blocca un'altra amministrazione, anche perché ci sono leggi esagerate e troppo complicate, quindi magari anche con la buona fede,
ma in quel momento bloccando un'autorizzazione o un provvedimento o un parere che ti chiede un'altra amministrazione, tu stai bloccando un pezzo di vita di un cittadino. E allora diciamo che c'è il silenzio assenso nei pareri fra ministeri, nei concerti fra ministeri, che c'è un tempo certo per l'autotutela, che ci devono essere in modo esplicito indicati i casi di segnalazione di inizio attività e di silenzio assenso, che ci deve essere una semplificazione e accelerazione della conferenza dei servizi. Ecco, queste sono tutte norme, poi se vorrete farmi delle domande entrerò maggiormente nel dettaglio, ma tutte norme che si muovono proprio sul filone di uno stesso principio: un'amministrazione non deve più bloccare un'altra amministrazione, perché in quel momento sta bloccando un pezzo di vita, un pezzo di servizio a un cittadino o a un'impresa. Sono a vostra disposizione per tutte le domande che volete farmi. Andrea Bassi, Il Messaggero. Ciao. No, io volevo fare due domande. La prima è una precisazione su quella che tra virgolette possiamo chiamare la casa del governo, no? Questo ufficio unico che sarà fatto a livello di prefetture. Nelle prime ipotesi erano quello di portare a 44, mi sembra, le prefetture, quindi immagino che anche tutte le altre articolazioni dello Stato scenderanno a 44 dalle ragionerie e sovrintendenze. Però siamo lì. Ah, funziona, erano 40, erano 40. Quindi immagino che anche tutte le altre articolazioni verranno portate a 40, diciamo, quel lungo elenco di articolazioni territoriali in cui è diviso lo Stato. Perché addirittura entreranno, sì. Dunque, io non confermo il numero 40, perché voglio essere onesta e ho provato già a dirlo prima, certamente saranno meno di quelle che sono adesso, perché siccome adesso sono disegnate in base alle province, siccome con la legge del Rio stiamo superando le province, andremo verso un'area più vasta delle province. Quante sono non lo so, non sono in grado di dirlo ora, perché seguiranno l'attuazione della legge del Rio che stiamo facendo ora. Rientreranno tutte le sedi periferiche dello Stato in uno stesso luogo fisico, quindi certamente, come dicevi tu, in un numero inferiore alle province attuali, ma che non per forza sarà pari a 40, confluiranno poi tutte le altre sedi periferiche dello Stato. Grazie a te. Luca Rifoni, Il Messaggero. La prima è una domanda banale, cioè quando il testo, questo DDL, ha avuto una gestazione diciamo lunga, quindi volevo sapere quando il testo andrà in Parlamento effettivamente, fisicamente insomma. E la seconda riguarda invece il sistema di identificazione digitale del cittadino, che non è menzionato perché cioè, ha una procedura sua, c'è cioè un altro decreto se non ricordo male. Però voglio sapere se su questo lei può dare un tempo, cioè di quando adesso abbiamo una password per entrare sul sito dell'Agenzia delle Entrate, un'altra per l'INPS e così via, un'altra magari per il Comune, eccetera. Quindi se si può dare un tempo in cui diciamo tutto ciò sarà unificato. Per quanto riguarda la gestazione, tra l'altro, per fortuna sono più lunghe quelle dei figli che ho avuto recentemente di gestazioni, ma è vero, è stata più lunga, anche perché noi abbiamo riportato il disegno di legge in Consiglio dei Ministri ieri, lo abbiamo riportato perché non neghiamoci nulla, sono temi complicati e l'ho voluto migliorare e rendere anche più incisivo rispetto ai punti che vi ho elencato prima. Quindi io penso che questo tempo sia stato un tempo importante, perché il testo è molto più incisivo e chiaro proprio nell'anima che ha rispetto a com'era. Adesso siamo in fase di coordinamento formale, quindi aspettiamo la bollinatura del MEF e poi insomma, in pochi giorni, la prossima settimana con certezza sarà
arriverà in Parlamento, sapendo che però adesso noi siamo impegnati alla Camera con la conversione della prima parte della riforma della pubblica amministrazione, che è la conversione del decreto legge 90, quindi credo che arriverà in Parlamento, ma poi lo inizieremo ad affrontare a settembre, perché prima dobbiamo convertire in legge il decreto 90. Per quanto riguarda il PIN unico, con il decreto che il 13 giugno, con la firma anche di Piercarlo Padoan, il decreto ministeriale questo, abbiamo, esattamente, noi prevediamo di avere un PIN unico nel 2015, però per riuscire a far sì che questo PIN unico diventi la modalità con la quale rovesciamo il rapporto pubblica amministrazione-cittadino e con la quale il cittadino può ricevere tutto a casa, io penso che verosimilmente dobbiamo aspettare la fine di questa legislatura, la fine dei mille giorni che il Presidente Renzi sta appunto raccontando in questi giorni e che dettaglieremo con i vari provvedimenti attuativi che poi seguiranno. Esattamente, però non ci sarà la possibilità di avere tutti i servizi a casa, ma certamente un PIN unico funzionante per i diversi cittadini. Sì, Mauro Bazzucchi, agenzia di stampa Il Velino. Una domanda sulla digitalizzazione dei certificati e le nuove procedure. Ecco, è opinione diffusa, quando si va a fare una fila, quando si va a fare un certificato, che una vera digitalizzazione non è mai partita, perché altrimenti, se partisse, non si giustificherebbe la mole degli impiegati, la presenza di una così diciamo importante mole di dipendenti, di funzionari pubblici. Mi chiedo se voi vi siate posti il problema di un migliore impiego delle risorse dei dipendenti nel momento in cui, perché è evidente che una vera digitalizzazione renderebbe superfluo molta parte del... Quindi ci sono questa... è un paradosso, ma le garantisco che si dice, che molti lo dicono, e quando si fa la fila, se si facessero se si potessero fare i certificati, dice, a tutta questa gente non saprebbe cosa fare. Quindi le pongo questa domanda, le inoltro questa domanda. Non so se davvero non si è fatta la digitalizzazione, non si è andati avanti speditamente come si sarebbe potuto per questo. Secondo me ci sono anche altre ragioni. Ma certamente il tema del miglior utilizzo dei dipendenti pubblici c'è. E come governo non l'abbiamo mai negato, e così come io mi sono assunta la responsabilità di dire non ci saranno esuberi, penso anche però che una serie di norme importanti e contrastate che abbiamo messo nel decreto legge siano proprio la risposta a quello che dici tu. Entro poi nel dettaglio sulle norme in particolare di mobilità, sia obbligatoria che volontaria, e di demansionamento, che rispondono proprio all'esigenza di far sì che le persone siano per il tempo giusto al posto giusto. Il posto giusto è laddove servono per far arrivare servizi ai cittadini e alle imprese. E in particolare le norme anche, ci tengo a specificarlo, anche sulla mobilità volontaria che noi abbiamo voluto introdurre, sono norme abbastanza rivoluzionarie. Quella sulla mobilità obbligatoria è abbastanza chiara anche da capire. Se sei nell'arco di 50 chilometri, io considero che l'amministrazione sia la stessa e quindi ti puoi spostare anche se non vuoi, perché magari servi di più in un altro luogo, in un altro posto. Tra l'altro, con la riorganizzazione territoriale dello Stato che vogliamo fare, è evidente che debba seguire anche una riorganizzazione dei luoghi dove lavorano le persone. Anche però sulla mobilità volontaria, guardate, non è scontato aver scritto una norma dove noi diciamo che il lavoratore che vuole spostarsi si può spostare anche senza il nulla osta dell'amministrazione cedente. Lo facciamo in via sperimentale nelle amministrazioni centrali e lo facciamo con ovviamente la clausola che l'amministrazione dove ti sposti deve avere una carenza di organico maggiore di quella da dove te ne vai, e questo anche per rispondere alla tua domanda, perché devi andare dove servi di più. Però proprio per uscire da quella logica che dicevo prima, per cui le amministrazioni hanno considerato, e insomma ancora oggi
continuano a considerare spesso i dipendenti come proprietà privata, diventando loro i primi ostacoli a un buon e efficiente utilizzo di quella persona che magari invece non vede l'ora di essere valorizzata. Ecco, aver tolto il nulla osta dell'amministrazione cedente è una grande risposta e anche diciamo che ha dovuto superare delle resistenze, ma che va proprio nella logica che mi dicevi, di dare la possibilità alle persone di andare a lavorare dove servono. Lo dico perché spesso sono le persone stesse che vogliono essere utilizzate meglio in modo più efficiente, ed è il sistema che fino ad oggi molto spesso non gliel'ha consentito. Federica Meta del Corriere delle Comunicazioni. Io volevo riprendere un po' il discorso sulle nomine fatte ieri di Alessandra Poggiani e Stefano Quintarelli, quindi diciamo l'Agenzia per l'Italia Digitale è quasi, insomma il cerchio si è quasi chiuso, però manca ancora la nomina dei membri del comitato di indirizzo e del tavolo permanente per l'innovazione. Volevo sapere un po' quali sono i tempi e i tempi dei decreti di nomina, se già sono stati firmati. No, non sono stati firmati, ma li firmiamo la prossima settimana, e i tempi sono tempi rapidi perché per le altre nomine, perché anche soprattutto per la ragione che dicevo prima, perché abbiamo la piena consapevolezza che l'80%, forse anche il 90% della digitalizzazione è fatta dalle donne e dagli uomini d'acciaio che ogni giorno combatteranno quotidianamente con un lavoro difficile e invisibile per far sì che vengano attuate tutte le cose che abbiamo scritto nelle norme. Quindi proprio perché serve per gli obiettivi del governo, la squadra sarà completata in tempi molto brevi, io spero già la prossima settimana. Tra l'altro il comitato di indirizzo è un comitato che può partire con determinate persone e poi crescere nel tempo, quindi non è detto, non c'è un numero. Bianca Di Giovanni dell'Unità. Allora io volevo sapere primo qual è la modifica più incisiva che ha voluto mettere in questo passaggio tra la prima versione di metà giugno e quello che è arrivato ieri. Poi per quanto riguarda la dirigenza, lei ha parlato di maggiore mobilità con carriere non più automatismi, incarichi mobili. Tra anche diversi livelli, no, dello Stato. Volevo capire se la delega affrontava anche chi decide questi passaggi, cioè il rapporto quindi con la politica, che è molto delicato, e con lo spoil system. Sì. E poi l'ultima domanda, la terza, se mi consente, quando aprirà il tavolo per il contratto di tutti i lavoratori? Grazie. Allora, inizio dalla domanda, dalla seconda, poi arriva la terza e poi ritorno alla prima. Dunque, chi decide come dare gli incarichi ai dirigenti? Dunque, siccome sappiamo benissimo che ci sono due tipi di dirigenze, una spoil che risponde alla politica e una invece di ruolo sulla quale si investe anche con dei corsi, concorsi, la formazione, che poi però forma una dirigenza non spoil, autonoma e indipendente dalla politica. Io considero entrambi questi modelli legittimi, ma la scelta consapevole che noi abbiamo fatto nel nostro disegno di legge è quella di investire sulla dirigenza di ruolo, quindi sulla dirigenza indipendente e autonoma. E quindi è importante rispondere alla sua domanda, e è evidente che, e questo ce lo dice la nostra Costituzione, per accedere al ruolo unico serve un concorso. C'è però poi il passaggio di come si arriva dal ruolo unico all'incarico, incarico che dura 3 anni e che poi può anche essere rinnovato. Ci si arriva rispondendo a degli interpelli, cioè se il Ministero dell'Economia fa un interpello perché ha una determinata posizione vacante, le persone che si trovano nel ruolo unico possono, se pensano di averne le caratteristiche, rispondere a quell'interpello. A quel punto ci sarà una commissione super partes fatta attualmente nel nostro disegno di legge da 3 persone. Io immagino un po' la commissione che aveva predisposto il ministro Saccomanni per le nomine che partivano dal Ministero dell'Economia, cioè una commissione autonoma dalla politica e dal sindacato che abbia persone
riconosciute come persone appunto autonome e di livello, con un curriculum eccellente, che possono, partendo dalle persone che hanno risposto all'interpello, fare una rosa, selezionare una rosa di coloro che pensano siano i più adatti a ricoprire quell'incarico, per poi appunto dare la possibilità in una rosa ristretta a chi deve decidere di scegliere la persona che deve ricoprire quell'incarico. La contrattazione. Io penso, l'ho detto tante volte, tra l'altro sono in Parlamento dal 2008 e poco dopo è stata bloccata la contrattazione, è iniziata la crisi economica, è stata bloccata la contrattazione economica e non è più ripartita. Io penso che questa sia un'ingiustizia, però purtroppo in questa crisi ne stiamo vedendo tante di ingiustizie, e questa è una, dire, è una situazione creata dalla crisi che porta difficoltà ingiuste alle famiglie dei dipendenti pubblici, e che però si somma purtroppo a tante altre ingiustizie che noi oggi dobbiamo affrontare e vedere in Italia. Penso agli esodati, penso ai precari della pubblica amministrazione, ma non solo della pubblica amministrazione. Quello che voglio dire è che è evidente che l'impegno deve essere lo sforzo comune prima di tutto a uscire dalla crisi, perché è uscendo dalla crisi che noi possiamo far ripartire la contrattazione economica. E quindi non sono contraria, anzi, a riaprire il tavolo quantomeno della contrattazione normativa, ma penso che questa, e lo dico io che sono al governo, penso che questa sia una risposta insufficiente, e che il vero impegno che anche come Ministro della Pubblica Amministrazione io voglio prendere è quello di dare quanto più possibile competitività e modernizzazione alla pubblica amministrazione per riuscire a essere determinante nel rilancio dell'economia e dello sviluppo dell'Italia, perché questa è la vera chiave per rispondere in modo concreto ai lavoratori e riaprire la contrattazione economica che ormai da troppi anni è bloccata. E devo ricordarmi la tua prima domanda, ma non la ricordo. Alla modifica più incisiva, ecco perché. Ma in realtà non c'è una cosa che non c'era e che adesso c'è, ma abbiamo reso più incisivo quello che già pensavamo, cioè per esempio l'idea che nell'ufficio territoriale del governo debba confluire tutta la periferia dello Stato. Oppure anche l'idea che, avendo noi 5 corpi di polizia, possa essere utile rafforzarne il coordinamento anche con eventuali riorganizzazioni laddove ci sono delle duplicazioni. Sono idee che in realtà già c'erano, anche già avevamo anche un mese fa, perché seguono il principio della coordinamento e della gestione associata di quanti più servizi di supporto si riesce a gestire in modo associato, perché questa è una risposta sia di efficacia e di efficienza che di minori costi, anche se il ragionamento è sempre prima sull'efficienza e poi sul fatto che è anche una politica di spending, cioè la spending viene dopo. Federico Colosimo, il Giornale Italia. Allora, Alessandra Poggiani è la prima donna ad essere collocata al vertice dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Una nomina scelta e voluta fortemente dal Premier Renzi e da lei, Ministro Madia. Scelta, la prescelta tra 50 curriculum presentati. Ebbene, nella brillantissima carriera della Poggiani c'è una macchia, piccola o grande che sia, non sta a me stabilirlo, che evidentemente è stata ignorata. Perché non va dimenticato che la Poggiani nel 2005, nel quinquennio dal 2004 al 2009, è stata alla guida di Light S.P.A., la società informatica della Regione Lazio. La Poggiani fu la super test dell'inchiesta Lazio Gate, quella che doveva smascherare, secondo taluni inquirenti e taluni testi, lo spionaggio all'anagrafe del Campidoglio. Il presunto scandalo che vide al centro dell'inchiesta l'allora governatore del Lazio, Francesco Storace. Un processo interminabile, fatto di 7 anni di udienze
e che si è concluso con una soluzione perché il fatto non sussiste. Ebbene, tra 150 curriculum presentati io mi chiedo se quella della Poggiani è la nomina giusta per questo progetto e se a lei, Ministro Madia, non le sembra quantomeno inopportuna. Ma l'ha detto lei che la Poggiani credo non sia stata neanche indagata, ma comunque che si è arrivati a una soluzione. Cioè, non vorrei che domani mi si dica che io non possa avere altri incarichi perché mi trovavo in un Parlamento con parlamentari. Però lei si è detto che si è arrivati a una soluzione, quindi, come dire, ci affidiamo al fatto che c'è un processo, che c'è stato un processo con tutti i suoi gradi di giudizio e che poi c'è stata una sentenza, altrimenti, come dire, non siamo più in un paese di garantisti. Ma appunto, perché sennò entriamo in pericolosi precedenti, per cui ripeto, potrei non avere più incarichi io perché magari mi sono trovata in un Parlamento con persone che purtroppo si sono macchiate di colpe e tra l'altro qui c'è una soluzione, quindi credo che la risposta se la sia data lei da solo. Francesco Di Frischia, Corriere della Sera. Nel disegno sulla legge delega c'è quindi questo potere sostitutivo di Palazzo Chigi per appunto subentrare qualora i vari ministeri non riescano a svolgere quel grande lavoro che lei prima ha sottolineato? Sì, e in cosa consiste? Grazie. Noi introduciamo il concetto del silenzio assenso. Allora, l'amministrazione proponente invia all'amministrazione concertante un provvedimento. Se entro 30 giorni il ministero che deve concertare non risponde, si considera quella non risposta un assenso. Se invece risponde, ma risponde con delle obiezioni, con delle osservazioni che l'amministrazione proponente non condivide, in quel momento, quindi nel non incontro tra opinioni tra due amministrazioni, è la Presidenza del Consiglio a decidere come debba essere scritto il provvedimento. Tira di articolo 1. No, volevo sapere semplicemente dopo i precedenti a proposito di gestazione del decreto 90, quando vedremo un testo vero? Del disegno di legge, perché il decreto sì. 90, cioè, ho detto la prossima settimana con certezza. Devi? Diciamo, riguardo invece al decreto, siccome oggi scadeva il termine per gli emendamenti, sì. Volevo domandare se il governo ha intenzione di presentare emendamenti e effettuare modifiche al decreto 90. In particolare, diciamo, sono i magistrati che continuano a protestare, Santa Croce continua a mandare lettere sulla questione del trattenimento in servizio dei magistrati e poi su un emendamento che invece ha annunciato che sarà presentato dalla Commissione Bilancio, da Boccia, che è quello su quota 96 per gli insegnanti. Ecco, se su questo c'è un'apertura del governo. Dunque, per quanto riguarda quota 96, io sarei onorata che il problema degli insegnanti quota 96 si risolvesse nel decreto che porta la mia firma. Sarei onorata sia perché quegli insegnanti nell'approvazione della legge Fornero per una di fatto svista hanno subito un'ingiustizia, sia perché questo consentirebbe di far entrare nella scuola tanti altri giovani insegnanti. C'è un problema di copertura e quindi, come dire, sarei onorata, ma aspetto che chi deve trovare le coperture mi dica come si può coprire quell'emendamento. Gli emendamenti al decreto 90, adesso non so quanti sono, il termine scadeva all'ora di pranzo. Io, guardi, non sono chiusa a nessun emendamento che sia migliorativo dello spirito del provvedimento, questo l'ho detto dall'inizio e sono anche disposta su alcuni punti se mi convincono a cambiare idea. Lo abbiamo già fatto per esempio dopo la consultazione su alcuni punti che avevamo sottoposto all'attenzione dei cittadini con i 44 punti del Presidente Renzi. L'esonero del servizio per esempio, dopo aver ricevuto email dai diversi cittadini che ci dimostravano che poteva creare dei problemi soprattutto in un momento di crisi economica, di non lavoro per molti e che quindi forse non era giusto pagare anche se in parte alcune persone per non far nulla.
ci ha convinto, mi ha convinto, e ho fatto una pausa di riflessione su questo. Lo dico perché altrettanta importanza darò all'opinione dei parlamentari che attraverso gli emendamenti mi faranno capire i loro punti di vista. Però così come sono disposta a migliorare dei punti, sono disposta a farlo, come dicevo prima, rispettando lo spirito del provvedimento, che è un provvedimento prima di tutto che ha una forte impostazione di equità e giustizia sociale. Noi siamo partiti nel decreto 66 con il tetto a 240.000 euro per chi lavora nel pubblico, abbiamo una serie di altri interventi, penso quelli sugli onorari degli avvocati pubblici, che seguono proprio questa stessa logica, così come altri interventi sulla necessità di dare sempre di più a generazioni che ne hanno avute meno delle opportunità. Quindi io credo che il punto che abbiamo trovato d'equilibrio per la deroga ai magistrati sul trattenimento in servizio, che è quella della fine del 2015, sia una data, un equilibrio importante da non cambiare, perché garantisce la continuità del lavoro degli uffici giudiziari, che è l'unica ragione per la quale noi abbiamo messo una deroga per i magistrati, cioè non a tutela delle persone ma a tutela del lavoro di quegli uffici giudiziari, e quella deroga consente di continuare il lavoro delle diverse procure, di continuarlo prevedendo la sostituzione dei posti vacanti che si creeranno alla fine del 2015. Quindi credo che la soluzione trovata sia già una soluzione giusta e di equilibrio, dato l'obiettivo che abbiamo di tutelare la continuità del lavoro degli uffici giudiziari. Grazie. Sonia Ricci, Public Policy. Senta, visto che stiamo parlando del decreto pubblica amministrazione, innanzitutto gli emendamenti sembra che siano più di 1.000 al momento, ovviamente gli uffici ancora non hanno terminato. Tra questi pare che sia stato presentato un emendamento da parte della maggioranza per una specie di salvatar, quindi per non far chiudere tutti gli uffici, tutti i tribunali regionali. No, tutti, le sedi distaccate. Sì, scusami, tutte le sedi distaccate. Questa norma, a quanto si apprende ovviamente, sembrerebbe che non chiuderebbero queste le sedi che sono anche sedi di corte di appello, quindi praticamente 5 su 8 che invece dovrebbero essere soppresse. Volevo sapere se il governo darà parere favorevole, se eravate stati informati, perché ripeto, questo o questi emendamenti dovrebbero essere a firma della maggioranza. Grazie. Allora, io come dicevo prima non ho chiusure pregiudiziali su nulla, neanche sul fatto che si possa cambiare idea, però devono convincermi che ci siano delle ragioni oggettive, e le ragioni oggettive sono il fatto che non si può riuscire senza sedi distaccate a gestire in modo efficiente il contenzioso. Io questo lo dico perché, come diceva giustamente lei, le sedi distaccate di ETAR sono 8, quindi significa che ci sono regioni, anche regioni importanti, che sopravvivono e sopravvivono bene senza sedi distaccate. Quindi non ho una chiusura, ma voglio arrivare a delle valutazioni oggettive per capire se effettivamente ci sono alcune sedi distaccate dei TAR che per criteri oggettivi hanno una necessità. Cioè non vorrei trovarmi con parlamentari di Salerno che difendono la sede distaccata di Salerno, parlamentari di Brescia che difendono la sede distaccata di Brescia, perché questo secondo me, adesso al di là del tema sedi distaccate, è un problema che si è trascinata dietro l'Italia per tanto tempo e che ha bloccato tante riforme importanti. Quindi sono disposta a aprire su determinate sedi distaccate dei TAR con dei criteri oggettivi, ma sono dei criteri che mi devono dimostrare che quelle sedi sono importanti per la funzionalità della giustizia amministrativa e non invece per rispondere a esigenze, puramente territoriali. Approfitto anch'io di nuovo, una cosa brevissima. No, in una delle bozze, mi sembra però, del decreto era comparsa una norma che sembrava e più di grande buonsenso, che era quella che cancellava la distinzione tra termini ordinatori e perentori, che mi sembrava di averla vista, però poi non mi ricordo se non è sicuramente poi non è approdata,
è un'idea che pensate di riprendere, cioè non, il fatto che me lo dica meglio così capisco. C'era una norma che diceva, adesso c'è il termine che è appunto ordinatorio, come che non è un termine, nel senso che può trascorrere in vano senza che succeda nulla e non annulla i provvedimenti. Un caso è quello del, vabbè, sono vari casi, insomma. Adesso io mi ricordo di aver visto un tentativo di dire che comunque le leggi, se non dicono nulla, entro X giorni c'era qualcosa del genere. No, insomma, è una materia pure questa, visto che poi ieri giustamente il Presidente del Consiglio ha parlato... Ma non ho capito, sulle attuazioni? No, sì, esatto, sulle attuazioni. Ieri il Presidente del Consiglio ha detto tutti i decreti che sono pendenti, attuativi, eccetera. Quando c'è una norma primaria, di solito si dice il Ministero tal dei tali, entro 90 giorni, poi al 91esimo giorno viene fuori che quella cosa non è stata fatta perché il termine non era... E quindi noi non c'è mai stata una norma, però neanche nelle diverse bozze che diceva, se ho ben capito dalla sua domanda, che seppur un intervento necessita di decreti attuativi, scaduto il termine è come se fosse stato fatto il decreto attuativo? Questo... No, non c'era, però certamente, appunto, l'ho detto anche ieri Presidente Renzi, il tema dell'attuazione delle norme, cioè adesso proveremo ad affrontarlo con una maggiore responsabilizzazione di tutti i ministri, perché quello che spesso capita è che il ministro si sente responsabile delle norme primarie e delega poi agli uffici l'attuazione delle norme secondarie, come se si potesse disinteressare delle attuazioni perché è responsabile solo di quello che arriva in Consiglio dei Ministri. Ecco, io penso che aver affidato al Ministro Boschi la responsabilità dell'attuazione dei decreti attuativi, Ministro che deve responsabilizzare i Ministri, cioè c'è una ripresa in carico della politica della parte attuativa. E spero che, insomma, questa sia di fatto la via, anziché mettere ulteriori norme, sia la via, cioè riprendersi politicamente la responsabilità dell'attuazione, spero che sia la via per risolvere quello che effettivamente, numeri alla mano, è un fortissimo problema che abbiamo. Mariana Berti dell'ANSA, la delega prevede dei risparmi oppure qual è il capitolo su cui pensate di poter fare risparmi? Non lo so e sono contenta di non saperlo, perché l'impostazione di tutta la riforma della pubblica amministrazione, della delega ma anche del decreto legge, non è stata un'impostazione che è partita da ragioni di spending review. Quindi se ci sono dei risparmi è possibile, ma non sono partita da quello e quindi posso rispondere a domande su quali norme portano maggiore efficienza e maggiore efficacia e maggiori servizi ai cittadini e perché. Certamente la digitalizzazione porta risparmi, non c'è dubbio, ma non li quantifico e sono contenta, come dire, di non quantificarli, perché penso che un errore che è stato fatto dai governi precedenti è stato quello di partire nella maggior parte delle politiche pubbliche prima di tutto da esigenze di spending. Lo spending è un risultato se la politica è ben pensata. Lei ha citato un minuto fa il ministro Boschi. Che poteri effettivi ha in Consiglio dei Ministri a proposito per l'attuazione? Sì. Ma il potere, secondo me, più che il potere, la svolta che vogliamo dare è che i ministri, quindi la politica, chi ha la responsabilità politica, si riprenda il carico di responsabilità delle attuazioni. Non si è mai parlato in Consiglio dei Ministri di attuazioni fino ad ora, si è sempre parlato di provvedimenti nuovi che si portano alla discussione e all'approvazione. Il fatto che ci sia un ministro, che è il ministro incaricato per l'attuazione del programma, che non è solo incaricato di vedere se i diversi ministri portano i provvedimenti in Consiglio dei Ministri, ma che ha la responsabilità politica di sollecitare la responsabilità politica dei singoli ministri nell'attuazione delle norme, penso che sia questa, diciamo, la novità che vogliamo introdurre. Dico anche che io ho anche la responsabilità per la semplificazione. L'attuazione è fondamentale anche per tutti
i temi e tutti gli interventi di semplificazione. È talmente tanto importante, forse molto di più che portare un provvedimento in Consiglio dei Ministri, che io ho voluto da subito impostarla con una responsabilità condivisa con i territori. Cioè non vorrei che anche in questo governo, e non succederà perché adesso me ne assumo la responsabilità in prima persona, così come invece è capitato in altri governi, ci siano belle conferenze stampa dove il ministro dice da domani cambio di residenza online e poi, questo ve lo racconto come esperienza di vita vissuta, il qualche mese dopo insomma ci si debba recare più di una volta fisicamente al municipio per cambiare residenza. Questo perché? Perché non c'è stata una condivisione con i territori che poi quella semplificazione la devono attuare per portarla ai cittadini. Io per questo proprio tutto il tema della semplificazione l'ho affrontato partendo dalla condivisione con regioni e comuni, che sono poi coloro che devono attuare sui territori le semplificazioni, e portando le diverse semplificazioni in conferenza unificata. Noi abbiamo approvato un modulo unico e standardizzato per tutti i comuni su scia e permesso di costruire. Abbiamo deciso che ogni anno, la prima la faremo ad ottobre, c'è un'agenda per la semplificazione con l'obiettivo che si vuole raggiungere, per esempio appunto permesso di residenza online, obiettivo, oppure maggiore velocità sulle autorizzazioni per l'edilizia, e poi i passaggi che servono per arrivare a far sì che quell'obiettivo arrivi ai cittadini. E questa agenda, la prima la faremo ad ottobre e poi l'aggiorniamo ogni anno con un cronoprogramma, e le responsabilità è fatta d'intesa con comuni e regioni, perché poi è insieme a loro che si porta avanti l'attuazione. Quindi io direi, su questo concludo, ci prendiamo in carico politicamente dell'attuazione, ce ne prendiamo in carico politicamente come ministri in Consiglio dei Ministri e politicamente con chi oggi rappresenta in modo elettivo i territori. Grazie a tutti, grazie.